Vogliamo trovare l'equazione della tangente a un'iperbole in un suo punto. In particolare vogliamo determinare le equazioni delle tangenti all'iperbole di equazione 4x alla seconda meno y quadro meno 9 uguale a 0 nei suoi punti di ascissa uguale a 2. Ricordiamo che l'iperbole è il luogo geometrico dei punti del piano tali che la differenza in valore assoluto delle distanze da due punti fissi che sono detti fuochi è costante. Questa è la definizione di che cos'è un'iperbole. Vediamo ora la sua equazione canonica, ovvero l'equazione con cui normalmente si presenta e da cui la possiamo riconoscere. L'equazione canonica di un'iperbole che ha centro nell'origine e fuochi sull'asse delle ascisse si presenta in questa forma: x alla seconda su a alla seconda meno y alla seconda su b alla seconda uguale a 1. Quello che osserviamo è che l'iperbole che ci è stata data non si presenta esattamente in questa forma. È sempre possibile però passare dalla forma data a questa dividendo tutto per il termine noto. Vediamo per esempio nel nostro caso come diventerebbe. L'equazione data è 4x alla seconda meno y alla seconda uguale a 9, dove abbiamo portato il termine meno 9 dall'altra parte dell'uguale. Se dividiamo tutto per 9, che è un valore positivo, quello che otteniamo è x alla seconda su 9 quarti meno y alla seconda su 9 uguale a 1. Bene, se noi poniamo a alla seconda uguale a 9 quarti e b alla seconda uguale a 9, quella che abbiamo scritto è proprio l'equazione canonica della nostra iperbole. Quindi scriverla con questa forma o con quest'altra forma è esattamente uguale. Per quello che interessa a noi, però, questa formulazione è più comoda. Quello che ci chiede l'esercizio è di trovare le equazioni delle tangenti a queste iperbole nei punti dell'iperbole stessa che hanno ascissa uguale a 2. Quindi per prima cosa dobbiamo verificare quali sono le coordinate di questi punti. Come facciamo? Mettiamo a sistema il valore x uguale a 2 con l'equazione 4x al quadrato meno y al quadrato meno 9 uguale a 0. Andiamo a risolverla, sostituiamo alla x il valore 2. Otteniamo, se mettiamo al posto di x 2, 2 al quadrato e 4, 4 per 4 è 16, meno y al quadrato, meno 9 uguale a 0. 16 meno 9 è 7, meno y quadro uguale a 0. Se la risolviamo, otteniamo due valori, y uguale più o meno radice quadrata di 7. Quindi, saranno due i punti che appartengono all'iperbole e che hanno ascissa esattamente uguale a 2. Li chiamiamo A e B. A avrà coordinate 2 radice di 7, B avrà coordinate x ancora uguale a 2, ma y uguale a meno radice di 7. A questo punto, per trovare le tangenti in questi punti, possiamo ricorrere alla formula di sdoppiamento. La formula di sdoppiamento dice che l'equazione della tangente all'iperbole avente questa equazione, in un suo punto di coordinate x con 0 e y 0, si ottiene in questo modo. Cioè si ottiene semplicemente mettendo al posto di x quadro il prodotto x per x con 0 e al posto di y quadro il prodotto y per y 0, dove x con 0 e y con 0 sono semplicemente le coordinate del punto in cui stiamo calcolando la tangente. Teniamo qui vicino la nostra formulina. E andiamo ad applicarla. L'applichiamo per prima cosa nel punto A. Quindi al posto di x con 0 prenderemo 2 e al posto di y 0 prenderemo radice di 7. Bene, l'equazione della retta tangente all'iperbole nel punto A sarà quindi x per 2 su A2 meno y per radice di 7 su B2 uguale a 1, dove a alla seconda è 9 quarti e b alla seconda è uguale a 9. Ci accorgiamo che così facendo faremo un po' troppi calcoli e siccome abbiamo detto che scrivere l'equazione della nostra iperbole in questa forma oppure scriverla in quest'altra è esattamente indifferente, decidiamo di utilizzare allora questa formula più semplice. Come diventa la formula di sdoppiamento in questo caso? Semplicemente, siccome dobbiamo sostituire a x quadro e y quadro i prodotti x per x con 0 e y per y 0, diventerà 4x per x con 0 meno y per y 0 uguale a 9, dove il 9 l'abbiamo già portato a secondo membro.
Allora, riprendiamo le coordinate del nostro valore A e vediamo che i calcoli in questo caso sono molto più semplici e quindi ci conviene procedere in questa direzione. Se x con 0 vale 2, questo diventa 8x, y0 vale radice di 7 meno radice di 7y uguale a 9. Questa è l'equazione della retta tangente all'iperbole nel suo punto A. Facciamo la stessa cosa per B. Osserviamo che l'unica cosa che cambia tra i punti A e B è il segno che si trova davanti alla coordinata y e quindi in questo caso otterremo 8x più questa volta radice di 7y uguale a 9. Bene, queste due sono proprio le equazioni che stavamo cercando.